Eccoci qui collegati, buon pomeriggio a tutti, bentornati, nuovo appuntamento webinar dedicato al mondo dei certificati, in particolare con Fontobel e quindi do immediatamente il mio benvenuto a Jacopo Fiaschini. Ciao Jacopo. Ciao Pierpaolo, grazie a tutti di, di, di aver partecipato, un saluto e, e un saluto a te Pierpaolo. Naturalmente grazie a te perché comunque così come abbiamo già visto nel precedente appuntamento, il primo webinar che abbiamo fatto assieme eh, nel mese di settembre è stato un webinar molto ricco soprattutto anche non solamente a livello di proposte ma proprio anche di spunti eh, che sono arrivati da parte tua. Per questo ti ringrazio. Oggi programma molto ricco, devo dire perché? Perché comunque oggi parleremo di tante novità effettivamente. Oddio, il pomeriggio che passiamo assieme, quell'ora che passiamo assieme è sempre un'ora... Me lo auguro ben spesa perché poi dopo vengono fuori sempre delle idee, dei momenti di confronto. E quindi grazie naturalmente a chi sta confermando, in particolare Davide, sempre fedelissimo. Ma oggi in realtà ci sono delle vere novità, eh, perché comunque sarà una puntata dedicata al tema della sostenibilità. Quindi, questo acronimo che ormai è entrato a far parte di diritto della nostra vita eh, quotidiana, ISG, quindi ESG. Ne parleremo perché? Perché ci sono delle nuove emissioni di Memory Cash Collect che avete lanciato in quotazione su questo tema. C'è eh, uno strategic tracker, quindi un certificato a replica lineare sempre sul tema della sostenibilità, e poi c'è una vera e propria novità che è un po' eh, invece che riguarda il mondo più dei prodotti all'Eva e quindi ne parleremo comunque dopo, vado ad anticipare, insomma da un'anticipazione parleremo dei diritti di emissione di eh, carbonio e poi se riusciremo, questa è la nostra intenzione, con Jacopo parleremo anche di quelle strutture sono eh, tipicamente più resilienti, che conosciamo come strutture molto resilienti, ovvero airbag e decreasing. Quindi veramente un menu molto molto ricco e quindi io fra poco mi taccio per arrivare poi direttamente da te Jacopo e iniziamo subito a vedere. E, mh, prima Consueto, insomma, ormai è un'abitudine piacevole. Spero un brevissimo commento di fine giornata. Siamo alle 17:38, quindi stiamo per andare veramente gli ultimi due minuti mh, per il settlement del, del nostro indice. Si chiude oggi con una performance leggermente negativa, meno 0,09 per quello che riguarda in questo momento il contratto futures sul Fuzzi Mib, decisamente meglio stanno andando le altre piazze, come ad esempio lo Eurostox più 0,71, il DAX più 0,67, che finalmente riesce a recuperare qualcosa anche nei confronti dei listini americani, DAX che ha sofferto molto eh, ultimamente, lo ricordiamo, e quindi finalmente sta, eh, sta mettendo a segno una minima, minima ripresa. Eh, per quanto riguarda l'America, sostanziale attesa, quindi nulla di, par di, di particolare, vediamo le performance sono abbastanza deboli, Nasdaq è più 0,13, Dow Jones meno 0,57, quindi a livello di indici non è che ci siano grandissime, grandissime variazioni, però se poi andiamo a guardare magari qualche singola storia, ovvero quelle tipicamente più volatili. Che spesso vengono anche utilizzate per la costruzione dei certificati. Invece, qui vediamo oggi è stata una giornata finora eccellente, a dir poco, per quei titoli a maggiore volatilità no? Del dell'indice eh, tecnologico americano. Quindi, non so, partendo adesso, sto, guardo, vado in ordine sparso: da Zoom più 4%, la CureVac, che ieri sembrava essere destinata al fallimento, invece è più 6% e ricordiamo che Fiurevac è uno dei titoli utilizzati molto da Fontobel anche per alcuni certificati, Plug Power, Plug Power più 11% e potrei andare avanti, ma insomma fermiamoci qui. Quindi giornata caratterizzata insomma sempre da un tema legato a quelli che sono le attese per uh, dato l'inflazione, oggi dato macroeconomico che non ha stravolto un granché, insomma questo è quello che ci presenta il contesto di mercato in questo contesto ci andiamo a collocare con le emissioni dicevamo poc'anzi eh, le nuove emissioni fontobel ehm, che però riguardano un tema specifico quindi lasciamo un attimo sì, mi, da parte. Mi, se, se eh. vuoi mi, mi collego un attimo al discorso al quadro dei mercati Uh, potrebbe sembrare che non c'entra nulla con il quadro dei mercati, ma in realtà uh, il tema che vogliamo trattare ha come obiettivo proprio quello di rendere uh, le variazioni di mercato, quindi di settori specifici, di notizie macro, dati, ecco il port rendere il portafoglio. Non dico immune, ma meno sensibile a variazioni da questo punto di vista, perché stiamo parlando del megatrend della sostenibilità. Sappiamo come questi megatrend che oggi hanno cambiato e cambieranno drasticamente le nostre vite nell'immediato e prossimo futuro, sono queste forze di cambiamento sociale, demografico, ambientale, eh, che ecco, stanno cambiando anche a livello finanziario il, il contesto. Il primo megatrend eh, più importante, sicuramente, è quello della sostenibilità. Ormai un tema, come dicevi tu, giustamente per Paolo, che conosciamo abbastanza bene su qualche asset class si sono mossi in anticipo, forse con i certificati siamo arrivati un po' più tardi, però, l'importante è che ci siamo arrivati. E ecco, riferendomi ai cambiamenti, alle variazioni di oggi dei mercati, i dati macroeconomici e tutto quanto, quello che Uh, che proprio per, per, per definizione, in quanto macro trend, non è ciclico, non segue, non segue le dinamiche di mercato e quindi è un prodotto di investimento che potrebbe andare a diversificare, ottimizzare, abbassare la volatilità complessiva del portafoglio proprio come investimento satellite all'interno di un portafoglio. Questo è lo, lo scopo di un investimento in megatrend come la sostenibilità. Uh, che ne pensi Pierpaolo nel senso sì, no no no, no l'introduzione non, so non so se mi sono spiegato bene uh, i, i megatrend hanno questa capacità di non seguire le logiche e le dinamiche di mercato quotidiane uh, ma di andare un po per conto loro altrimenti non si, non si chiamerebbero megatrend e quindi e quindi sia sul segmento facevi giusto, uh, giustamente tu un'introduzione un su tutta la gamma di prodotti sostenibili uh, Abbiamo proprio provato ad offrire su tutti i segmenti delle idee di investimento con focus sulla sostenibilità proprio per andare a eh, aiutare e ottimizzare i portafogli degli investitori che poi mh, hanno come investimento core. Quello che stavi dicendo tu, giustamente avranno un SP, avranno un Fuzzi Mib, soprattutto in Italia siamo molto concentrati sull'indice domestico. E quindi per cercare di mitigare un po' quelle che sono le dinamiche di mercato più classiche, eh, aggiungere un prodotto di investimento che non segua queste dinamiche. Ecco, è sicuramente un. Per la volatilità complessiva del portafoglio, questo era quello che stavo provando a spiegare. Non so se mi ero spiegato hai spiegato bene. benissimo. Allora, però, a questo punto, Jacopo, andiamo sul concreto sì. e direi: innanzitutto, ti ho, ehm, ho visto eh, esatto. Ti ho trasferito il monitor, ma non solo, non solo ti, ti ho anche permesso nel senso ti ho eh, abilitato a vedere le domande. Sì, perché così oltre a leggere vedo, le domande, aprire il chat. E domande dovresti avere un riquadro sulla destra scritto okay. domande esatto okay. perfetto così puoi vedere anche chi ti sta salutando perché ci tenevo che lo leggesse oh. eh, quindi okay. eh, insomma è sempre fa piacere naturalmente ci sono dei saluti che riguardano te personalmente ma adesso andiamo sì. appunto partiamo e andiamo immediatamente sì, a saluto vedere. tutti anch'io intanto esattamente allora ESG e Fontobele lo vediamo qui sì. in questo banner che sta passando partiamo da lì sì, allora intanto i banner scorrono, eravamo già andati su un tema successivo e eccolo, lo abbiamo voluto mettere, l'abbiamo voluto metterlo proprio in home page eh, perché è un tema che è piaciuto molto in questo tempo su, asset, su altre asset class e siamo voluti intervenire noi come emittente di certificati eh, per toccare questo tema e creare una gamma di prodotti di investimento sostenibili il più ampio la più ampia possibile. E io andrei direttamente a far vedere, intanto eh, spiegherei brevemente eh, il tema della sostenibilità per Fontobel. Cos'è? Fontobel è un emittente sostenibile ed è un emittente che già dagli anni 90 si è mossa, eh, e sto parlando di Fontobel più come asset manager perché eh, è così che nasciamo come asset manager in Svizzera. Eh, Fontobel è un emittente, una banca sostenibile dagli anni 90 porta e ha portato avanti temi eh, iniziative, temi di, di investimento sostenibile già da tempo mi riferisco soprattutto al Global Compact delle Nazioni Unite. Uh, ha stilato una lista dei 10 principi, principi di sostenibilità che tutti devono seguire all'interno dell'azienda. Dal 2018 è rientrata nel top 6% tra i 44 asset manager più importanti del mondo in termini proprio di sostenibilità. Ma ecco, al di là della sostenibilità di Fontobel, che è comunque importante perché non può esserci prodotto di investimento sostenibile se poi l'emittente non è sostenibile a sua volta. E quindi eh, è giusto specificare che Fontobel in, prima, in primis è impegnata sul tema della sostenibilità e abbiamo voluto portare anche dei prodotti di investimento sostenibili. Sostenibili perché? Però, perché proprio per quanto teniamo al tema della sostenibilità, i nostri analisti svizzera eh, quotidianamente... Uh, svolgono un'analisi olistica nel senso che i nostri analisti non fanno una semplice analisi fondamentale ma ormai sono entrati a far parte dei criteri di valutazione sui titoli che valutiamo come, uh, come banca sono entrati a far parte questi criteri ISG criteri che ricordiamo toccano del, dei macro pilastri che sono quelli dell'ambiente, dell'impegno sociale e della governance questi sono i tre pilastri e vengono da qui viene anche il nome di ESG perché environmental, social and governance. Quindi questi Beh, criteri diciamo, sono siamo Jacopo ormai a livello così proprio per cercare di di contestualizzare, credo che il tema della sostenibilità e quindi degli ESG è talmente tanto uh, attuale che ormai forse non si parla quasi di altro no? questo sì, è stato è... Eh, anche nell'ultimo salone del risparmio abbiamo visto come praticamente sì, tu, tutti gli appuntamenti tematiche esatto. era, era incentrata su questo esatto no, era importante comunque definire eh, dal mio punto di vista come arriviamo a una valutazione ISG perché chiaramente c'è chi si appoggia e in tanti lo fanno giustamente alle agenzie di rating ISG che sono nate eh, più di recente Uh, ma Fontobel applica proprio una valutazione quantitativa, qualitativa e sostenibile sui titoli che va a valutare. Quindi la valutazione ESG finale è una valutazione proprietaria, possiamo dire così. I nostri analisti stilano proprio una lista dei sottostanti uh, che uh, ritengono sostenibili per tutti gli aspetti che conosciamo bene. Una volta fatta questa valutazione, i sottostanti eh, effettivamente valutati sostenibili e quindi non solo sostenibili ma anche eh, con potenziale in termini di crescita perché viene fatta valutazione sia fondamentale che di sostenibilità, prendono questo logo che potete vedere all'interno del sito che è il logo Act ESG. Come vedete qui, prerequisito per un successo di lungo termine perché non... Proprio per quanto dicevo, non stiamo inserendo sottostanti solo perché sono sostenibili, ma perché valutiamo che in prospettiva potrebbero, eh, potrebbero crescere in maniera significativa anche proprio grazie a, ai principi di sostenibilità che sono applicati da queste aziende. Ora, eh, i prodotti di cui stiamo parlando... Sono tutti dei memory cache collect, nello specifico, sono dei memory cache collect con scadenza abbastanza ravvicinata perché, come potete vedere da qui, la scadenza è settembre 2023. Siamo andati a uh, creare dei basket. Uh, abbastanza correlati, almeno settoriali, mi viene da dire, perché potete vedere un basket su moda lusso, un basket su auto e componenti auto, un basket sul settore turistico, quindi uh, settore alberghiero, duty free, agenzie di viaggio, uh, un settore sull'edilizia, uh, un, un basket sull'edilizia, un basket su food and beverage, un basket più strettamente sostenibile dal punto di vista ambientale, perché stiamo parlando di società attive eh, nel settore delle energie rinnovabili, eh, un, un basket sul settore e-commerce e pagamenti online e, un, in ultimo, un basket su semiconduttori, tema abbastanza attuale e riferito soprattutto al gaming perché ci sono all'interno due titoli come Logitech e Ubisoft che conosciamo più nel settore gaming quindi questi sono i basket le scadenze sono ravvicinate a settembre 2023, le barriere premio non sono fisse per tutti sono eh, variano tra il 65% per un basket come quello del luxury, che è sicuramente quello con, caratterizzato da minore volatilità e anche maggiore correlazione ha la barriera 50% che è quella sul basket un po' più volatile e meno, meno correlato eh, che è quello sul settore viaggi. Chiaramente eh, maggiore volatilità, minore correlazione riflessa anche su quello che è il premio annualizzato perché possiamo vedere che ad esempio il settore turismo eh, premia l'investitore nel caso in cui tutti i titoli non scendano eh, al di sotto del 50% dei prezzi di riferimento iniziali con un 15-36% all'anno. Stiamo parlando di premi mensili perché potete vedere ad esempio il, il basket lusso: 1,07 al mese, 0,98 per l'automotive la componenti auto, 1,28 sul settore turistico, edilizia: volatilità più contenuta, 0,82 al mese, alimentari: 1,09, energie rinnovabili: 1,48, e-commerce: pagamenti online: 0,86, è un, anche un basket composto da tre titoli. E eh, IT e gaming nello specifico 1.08 quindi sono premi anche considerevoli eh, considerando che sono comunque titoli conosciuti e mi viene da dire abbastanza solidi in un periodo di due anni che eh, specifichiamolo sempre per Paolo una durata di due anni anche a livello probabilistico con una barriera sempre al 60% va ad aumentare quelle che sono le probabilità matematicamente parlando e statisticamente parlando eh, poi è chiaro che può succedere di tutto. Ecco, stavo vedendo, allora, innanzitutto, mentre parlavi, stavo rispondendo a qualche domanda ma. Eh, facevo un paio di considerazioni. Innanzitutto stavo cercando un grafico, ne ho trovato ho trovato un ETF che poteva essere um, diciamo d'aiuto, ma comunque um, commentiamolo semplicemente. E, cioè, effettivamente la tematica ISG è stata talmente tanto uh, cavalcata ed è talmente tanto importante da seguire. E, um, che ci sono diverse analisi, diverse statistiche che hanno dimostrato come i titoli che hanno determinati requisiti poi come giustamente dici tu, o che vengano attribuiti dei rating da società esterne o come nel caso di Fontobel, addirittura internamente da propri analisti, eh, comunque è stato dimostrato che determinate aziende, e soprattutto quelle che hanno migliori requisiti ESG, hanno sovraperformato il mercato. Dopodiché io, eh, eh, era una cosa, eh, termino Jacopo, era una cosa <ride> che io qualche anno fa, quando si è iniziato a parlare di ESG, non riuscivo a cogliere perfettamente, cioè mi, crede, mi chiedevo perché un'azienda magari che era, insomma, avesse un certo rating dovesse essere in qualche modo favorita. La risposta è arrivata nel corso degli anni, cioè qualche anno fa quando è a parlare, si è iniziato a parlare di questo tema era più che altro un obiettivo quello di cercare di andare tutti verso la, la sostenibilità. E oggi non è così, oggi ci sono investimenti di, di trilioni di dollari e anche... I fondi, o comunque molte aziende sono, sono proprio costrette a rispettare determinati requisiti. Quindi sono tutti soldi che arrivano su questi su questi titoli ed ecco che le performance poi risultino, risultano migliore Volevi aggiungere? Sì, volevo semplicemente aggiungere che ormai è un po' che segue i mercati. E quando la tematica è sbarcata un po' no? su, sul mercato, ehm, si pensava alla classica storiella invest nel sostenibile e rinuncio a qualcosa in termini di rendimento no per paolo penso che all'inizio è nata un po' così eh, do, uno, do un aiuto alla sostenibilità investendo in aziende che a loro volta stanno investendo nella sostenibilità ma rinuncio a un po di, di rendimento in realtà proprio per quello che stavo dicendo prima perché sempre in più analisti e banche di investimento fanno le proprie raccomandazioni basando la loro valutazione proprio su tutte le caratteristiche aziendali andandoci ad includere anche il rating di SG e quindi la valutazione fatta a livello di sostenibilità, è chiaro che poi non va più d'accordo questo binomio che stavamo dicendo e a quel punto stai valutando un titolo anche per i criteri SG e, e nella loro integrazione con le altre, con le altre valutazioni valutazioni fatte e quindi è chiaro che come abbiamo scritto qua eh, nel nostro articolo è un prerequisito per un successo di lungo termine e, ed è proprio così anche dai dati ora mi dispiace non avere i grafici sotto ma abbiamo fatto da poco un approfondimento eh, per per, per il Toll Summit e abbiamo fatto vedere proprio quattro ETF ESG e non ESG c'è una leggera sovraperformance c'è una Minore volatilità, ci sono maggiori misure, cioè migliori misure di eh, misure risk adjusted, quali sharp pressure o sortino. Esattamente, sì, ma infatti beh, è proprio la conferma si ha proprio nei numeri. E, allora, beh, tra l'altro. Al di là poi, adesso, di questa giustissima considerazione sulla tematica, se andiamo a riguardare velocemente anche i basket, possiamo fare l'altra considerazione, è quello del fatto che, comunque, in gran parte sono comunque. Possiamo definirli basket settoriali. No? Quindi sì, eh, c'è sì. anche da aggiungere questa, questo aspetto. Che mh, devo dire, nel corso dei webinar delle ultime settimane, ma anche nei corsi di formazione che stiamo portando avanti con Acepi, più volte abbiamo eh, cercato di sottolineare. cioè la, uh, se un, il mercato dei certificati inteso anche come qualità della uh, cultura e dell'informazione che viene fornita e soprattutto la preparazione e la competenza di chi oggi investe fa sì che non ci sia più quella situazione compro il singolo certificato, no, oggi è facile trovare che una persona ha in portafoglio 10, 20, 30, 50, addirittura certificati, lo sai bene. Insomma, Jacopo, sì. eh, insomma, ci sono situazioni dove ci si fa anche un po' prendere la mano e si va molto a diversificare. Un tasto su cui stiamo spingendo molto come ufficio studi è quello di fare attenzione alla diversificazione, perché spesso ci si ritrova ad avere magari quel titolo che è poi è comune denominatore di molti basket, in questo momento non è il worst off, ma potrebbe diventarlo. So che è un tema che ho toccato più volte che quindi moltissimi di coloro che sono all'ascolto conoscono, ma non è mai diciamo tempo perso eh, riparlarne. E questo trova poi una risposta proprio in questo genere di emissioni, cioè abbiamo comunque titoli che innanzitutto hanno una migliore correlazione, almeno sulla carta dovrebbe essere così, poi probabilmente non, non potrà essere ottima su tutti, no? Su tutti no, i titoli. Ecco, vedo anche qualche titolo un po' diverso dal solito, no? Ad esempio questo, dicevi dell'edilizia, Caterpillar, sì. Edelberg si conoscono, ma non, insomma c'è qualche altro titolo anche un po' meno utilizzato. Sì, Olcim è chiaro che poi tutto, tutta la Svizzera la, com, la copriamo da più tempo e con maggiore know-how, quindi Olcim eh, è una di quelle che è entrata per prima all'interno di questa lista ACTI-SG, Bilfinger è un'azienda di ingegneria eh, che fa progetti proprio per l'edilizia, Caterpillar e Cement invece sono più conosciute. E, Producono proprio materiali per l'edilizia, ma è un eh, hai detto giustamente poi magari la correlazione statistica non è eccezionale, quantomeno però eh, i driver di mercato che guidano questi titoli sono gli stessi. Esattamente. Va bene. Allora, comunque queste sono le diverse opportunità, ovviamente, poi ci saranno le barriere più profonde a seconda della volatilità dei titoli e c'è il meccanismo step down. Questo invece. Questa è anche una cosa che non è frequentissima, no? Sì, Nelle no, Non l'avevo specificato. Ma il meccanismo step down per il trigger autocollable, quindi eh, lo avevamo già ripetuto nell'altra nell puntata con te, per Paolo. Eh, a me personalmente piace molto questa caratteristica perché a parità di condizioni, poi su una scadenza così breve, tecnicamente dovrebbe diminuire il, il drawdown del certificato in portafoglio perché uh, piano piano il trigger autocollable si avvicina naturalmente ai basket ai titoli all'interno del basket. E ricordiamo che questa tra l'altro è una caratteristica che mh, è un win-to-win, -win, cioè vincono un po' tutti no? quando si mette un trigger decrescente in questo modo perché l'investitore si sente nella condizione di vedere... Con più probabilità il rimborso anticipato e quindi eh, di rientrare anticipatamente il capitale anche su una scadenza che non è lunga, però comunque, magari già dopo sei mesi, riesce a rientrare in possesso con, anche a fronte di un ribasso del, del sottostante. Dall'altra parte. Ovviamente permette al prezzo, tu hai detto, di tenere, ma, di tenere meglio in caso di discesa, ma paradossalmente ed è qui il win win win, insomma, il vincolo, un po, <ride> po' tutti, è il fatto che anche in fase di strutturazione il certificato costa meno. No? Quando poi si mette un'opzione eh, esatto. un del genere, e quindi questa è un po' una caratteristica che quando c'è, fa contenti un po' tutti. Insomma, sì, oh, poi, okay. insomma la, la questione autocall, uh, ah, la questione autocall è un po'. Controversa almeno nel, ho sentito qualcuno che ci diceva: Ma io non voglio che vada in autocall perché è un buon certificato. Certo. No, eh, però possiamo dire che noi di Fontopel siamo molto attenti a quello che va in autocall e a quello che abbiamo emesso e quello che emettiamo. Quindi, dal mio punto di vista, modesto punto di vista, se va in autocall subito, tanto meglio perché significa che in portafoglio ho avuto poco drawdown. E posso essere abbastanza sicuro nel nostro caso che Fontobel, una volta chiuso un certificato, se non c'è nel secondario un certificato almeno simile, lo va a rimettere. E quindi si rolla rimanendo con un drawdown contenuto. Sì, poi sai l'interpretazione che si dà all'autocall eh, dipende molto dal contesto di mercato, diciamo che. Da, sì. uh, da, da quando i mercati sono tendenzialmente molto positivi allora dà fastidio quasi il rimborso anticipato. Prendi un momento di mercato molto nervoso che ti va in auto con un prodotto invece ti fa piacere, va bene. Sì. Allora, ehm, a questo Quindi, punto, invece, non so se volevi aggiungere qualcosa su questo, se no cioè, sul questi, tema. Allora, questi sono i, gli otto memory cash collect che abbiamo emesso sul tema della sostenibilità con basket correlati e l'abbiamo già detto chiaramente per quanto. Qualsiasi altra domanda siamo a disposizione sempre a certificati chiocciolafontobel.com e al numero che potete trovare qui, dall'Italia un numero verde 8798693 e chi all'estero questi, questi sono i nostri contatti, insomma. Però poi per Paolo vorrei passare a quella che è l'altra parte della, della nostra gamma. Sì nel frattempo che tu apri c'è una domanda a cui io do una risposta rapida anche se poi la risposta la dovresti dare tu però iniziamo a eh, riguarda il fatto che nel, ne, nei basket che abbiamo visto ci sono alcuni sottostanti americani e ci diceva Andrea che alcuni intermediari alcune banche non ne permettono la eh, trattazione proprio per quella che è la famosa ormai purtroppo eh, di cui abbiamo parlato anche io e te <ride> diffusamente della 871M diciamo, esatto sì. e, mh, adesso non so, tanto la domanda la puoi leggere eventualmente se state voi valutando qualcosa, non senza entrare troppo nei tecnicismi, però ricordiamo che chiaramente, per fortuna riguarda uno sparuto numero di intermediari, però Probabilmente se Andrea sì, lo sa, posso, lo altro posso altro. anticipare eh. che siamo in contatto con un intermediario, eh, che evito di dire quale, ma vabbè, sì, comunque sì. Siamo, siamo in contatto con un intermediario che ha questa problematica e stiamo cercando di risolverlo lato nostro. Quindi è chiaramente un, un problema collegato alla fiscalità in America, ai famosi dividend equivalent payment, eh, e quindi. Eh, nello specifico Fontobel si farebbe sostituto l'imposta per questo intermediario che non è definito qualified uh, broker. Per farla molto semplice, ci stiamo lavorando e quindi se il vostro intermediario, se volete sollecitare l'intermediario magari a contattarci per trovare una soluzione di questo tipo, contattateci pure. Ok, eh... Esatto qualcuno ha scritto appunto anche il nome dell'intermediario che è quello che crea tipicamente più ostacoli nell'acquisto di di questo genere di strumenti. Va bene allora poi ci sono altre domande a cui daremo spazio fra poco nel frattempo voi scrivete invece Jacopo andiamo a vedere sempre sul tema della sostenibilità i tracker strategic. Sì allora stavo dicendo che ci siamo mossi sul segmento memory cash collect ma in realtà sul tema della sostenibilità ci siamo mossi in anticipo sulla gamma tracker e strategic. Eh, avevamo già specificato l'altra volta, ma eh, lo vorrei rispecificare molto velocemente. Tracker e strategic sono certificati che rientrano nella categoria capitale non protetto, sono più conosciuti almeno come eh, macro classificazione come benchmark, no per Paolo benchmark, no? la, la categoria delta 1 di questi certificati che seguono linearmente l'andamento del sottostante. Sottostante che è un indice, indice tematico, e la differenza tra tracker e strategic, benché siano entrambi a replica lineare Delta 1, è proprio nella composizione e nella gestione dell'indice sottostante. Nei tracker certificate, l'indice sottostante è gestito passivamente con uh, ribilanciamento cadenzato e prefissato, non so, ogni tre mesi, ogni sei mesi, ma Massivo, quindi c'è una classifica dei titoli che rientrano nei nostri criteri e viene cambiato tutto l'indice o sostituiti i titoli con altri su base trimestrale, semestrale, annuale. Negli Strategic invece c'è maggiore discrezionalità, perché gli strategic sono eh, l'indice degli Strategic Certificate è gestito attivamente da un team che può essere ed è sostanzialmente il fondo Obel Multi-asset. Team e, e Fontobel Wealth Management. Quindi questa è la macro differenza. Eh, quindi su questo aspetto ci siamo mossi anche con questa gamma di prodotti a replica lineare e sono conosciuti ormai per Paolo, ma è semplicemente per eh, riportarli all'attenzione di, di tutti. Abbiamo ad esempio questo Hydrogen Top Selection, che è un tracker quindi a gestione passiva. È un certificato molto conosciuto e molto apprezzato da tanti investitori anche per la performance che eh, ha messo certo, a segno, esatto. 100%, 100%. Cioè è, stato è andato molto anche poi, tra l'altro. Voglio aggiungere che questo tracker sull'idrogeno mi sembra che insomma, sia riuscito poi anche a staccare un po' invece un ETF sull'idrogeno che era partito, eh, è partito ormai qualche mese fa e che era, aveva subito incontrato un ostacolo sul proprio percorso, invece questo insomma, più 107% quindi insomma, anche la sì, scelta. Poi... Poi ha, ha, chiaramente, ha chiaramente stornato un pochino, però ha contenuto bene e si è comportato veramente bene, ma lo dimostrano anche i numeri perché possiamo dire che è stato veramente apprezzato come prodotto. Eh, comunque, in generale, la tematica è quella dell'idrogeno, quindi c'è poco da dire energia del futuro la selezione viene fatta qui possiamo vedere su base semestrale o meglio no la selezione il ribilanciamento viene fatto su base semestrale caratteristica importante a un open end quindi senza scadenza eh, la commissione di gestione dell'1 e 20 per cento viene scalata direttamente sull'indice sottostante ma questo avviene su tutti eh, la caratteristica di open end se posso per paolo mh, mi dà un ulteriore spunto perché eh, Vorrei ricordare che questi prodotti possono essere inseriti in portafoglio e eh, inseriti come investimenti satellite per diversificare, per contenere la volatilità complessiva e anche per dare un po' più di pepe a quelli che sono i rendimenti complessivi, eh, ma essendo open end possono essere inseriti nello specifico anche non so sotto forma di piani di accumulo e mi viene da pensare, e quindi con un orizzonte temporale di investimento di qualsiasi tipo, perché possono essere acquistati per il breve ma anche per il lungo e anche sotto forma di piani d'accumulo. Mi viene da pensare a quello cinese di cui abbiamo parlato l'altra volta. Eh, potrebbe essere un'idea entrare su un prodotto di quel tipo come piano d'accumulo. Non c'entra nulla alla sostenibilità, ma ho voluto tirare fuori quello perché è sceso un po' in questo periodo. Sì, tra l'altro il tema del piano accumulo poi alla fine ci riporta un po' a tutti quegli strumenti che normalmente lo si fa appunto sui fondi o su qualche ETF che era una scadenza. In questo caso si potrebbe appunto fare. Tra l'altro, stavo guardando l'ETF sull'idrogeno, che è quello che era partito eh, a, a è partito nel 2020 a ottobre. Quindi ha fatto un anno, poco prima, adesso no, comunque è in ribasso del 20%, invece qui abbiamo una performance decisamente positiva. Insomma, questo un po' per confermare la validità di quanto stavamo dicendo. Ma comunque, al netto di questo, poi c'è una domanda che riguarda eventualmente lo spread denaro-lettera di questo strumento. Sì. Non so se vuoi eh... Adesso non, 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 non l'ho visto nello specifico, però volevano sapere insomma se, se era tipicamente uno spread di 3 euro o se è stato allargato. Allora, siamo, siamo live. Ho lo schermo condiviso, giusto? Lo vediamo sì, insieme? Sì, 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 esatto, lo vediamo insieme. Anche per far vedere che è abbastanza semplice accedere alla scheda prodotto digitando l'ISIN, ecco questo qui è uno spread di 3 euro. 3,40 euro eh, chiaramente va ponderato su un prezzo che è molto più alto di quello okay, di, del nominale veramente. classico, insomma, non, non stiamo parlando di un, di un prezzo intorno ai 100, quindi è uno spread più o meno, è un po' elevato per i nostri standard perché. Eh, di solito ci muoviamo nell'ordine di un 1, 1%, anche meno su, su tracker strategico. Ora, viene da pensare sempre a, al China New Vision. Lo vedevo giusto ieri, era intorno a uno 0,8 di spread. Comunque, ecco, cerchiamo per di. Dire... Ecco, Jacopo, intanto il tema dello spread lo conosciamo ormai. Insomma, sappiamo sì. che poi si allargano e si stringono. Te l'ho voluta, diciamo, porre sì. perché giustamente chiedo sempre a tutti di scrivere quindi poi non è che sì, leggo solo sì. quelle, quelle belle. A proposito di New. Vision. Usciamo un attimo dall'argomento, poi torniamo sul discorso della, della sostenibilità del tracker, sì. del strategic, perché ci chiedono se potevi spendere due parole sul China New Vision, la differenza con gli ETF sulla Cina ad esempio, a parte l'aspetto fiscale, se ci sono sì, delle differenze. La, la differenza, ritorniamo un po' su quello che dicevo prima, cioè è la differenza tra tracker e strategic certificate, ehm, nel senso che il China New Vision lo possiamo anche prendere velocemente. Sì. Eccolo qua, il China New Vision è un certificato strategic, quindi AMC si chiamano AMC, Actively Managed Certificates, e proprio dal nome eh, deriva anche quella che è la differenza con, con gli ETF, nel senso che l'indice sottostante che è un China New Vision in dollari, e a questo punto approfitto per specificare che... Tracker strategic certificate possono essere legati all'andamento di un sottostante che è in dollari o in franchi svizzeri e quindi l'investitore in tracker e strategic è esposto al rischio cambio. Piccola parentesi. Um, in questo caso il China New Vision Index, che è il sottostante dello strategic certificate gestito dal nostro team Wealth Management, è gestito attivamente. Quindi, in quanto gestito attivamente dà una certa discrezionalità al portfolio manager di operare anche in base a quelli che sono gli input del mercato in un determinato momento. E quindi la differenza principale è che un ETF è a replica passiva. Lo Strategic Certificate Channel New Vision, in quanto Strategic, ha una gestione attiva dietro dei nostri portfolio management, manager di Zurigo. Ok, quindi diciamo che è proprio quella... Che è poi la differenza sostanziale, come dicevi tu, tra una gestione attiva e una gestione passiva, esatto. no? questo è un po' il tema nuovo. Ok, invece torniamo, poi ne parleremo sì. perché, anzi, anticipiamo, approfittiamone eh, Jacopo. Parleremo anche di questo tema del China New Vision prossimamente. No? Ci sarà comunque un appuntamento dedicato prossimamente anche a questo, anche in occasione proprio del Toll Summit, se non sbaglio. Sì, 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 avremo modo di, di approfondire anche questa tematica. Eh, il tracker strategic è un tema caldo al momento, eh, siamo molto concentrati su, su questo segmento della nostra gamma di prodotti. Eh, vediamo anche che c'è un buon riscontro da parte degli investitori e sicuramente l'efficienza fiscale è uno dei fattori più importanti per una scelta di investimento in quest di questo tipo, però ci tengo a specificare che è una soluzione ibrida tra ETF e eh, Fondi Comuni di Investimento proprio perché se a livello di costo commissione di gestione più o meno siamo sempre intorno a 1,2, siamo un po' al di sopra degli ETF, eh, se, stiamo, se stiamo comprando una gestione attiva su un certificato, abbiamo efficienza fiscale e gestione attiva, ci posizioniamo invece al di sotto di un fondo comune di investimento dove ci sono costi di entrata, costi di uscita, performance fee, high watermark e quant'altro, quindi è un po' un ibrido che però ha trovato riscontro, nel mercato e siamo molto concentrati perché noi come Fontobel nasciamo asset manager quindi siamo attenti a quelli che sono i temi di mercato ci piace dare soluzioni anche in questo senso che siano ibride tra la nostra realtà prodotti strutturati e la realtà invece di asset management ok benissimo allora e quindi insomma questo era uh, un po per terminare allora a questo punto quindi idrogeno ma andiamo a vedere sì, quello appunto le Andiamo a mani. vedere il, il resto, anche in questo caso abbiamo uh, uno, prima era un tracker, questo sull'idrogeno, questo è uno strategico e quindi gestione attiva, acqua, tematica quanto mai importante, disparità di fornitura uh, in tutto il mondo uh, dell'oro blu, quindi stiamo in questo caso investendo e dando un'esposizione all'investitore su quelle che sono le società che si occupano di estrazione, stoccaggio, infrastrutture idriche, uh, energia idroelettrica, ma Faccio riferimento anche ad alcune società che si occupano invece di dissale, dissalazione degli oceani. Quindi, tutte le società che sono impegnate proprio per rendere fruibile l'oro blu a tutto il mondo in ugual misura. Questo è un po' il punto. Anche in questo caso, open-end: ribilanciamento tra le 4 e le 24 volte all'anno. Come dicevo, c'è più discrezionalità sugli strategic. 1,25% di commissione. Tutti i certificati di Fontobel sono negoziati al SEDEX di Borsa Italiana. Vado avanti per Paolo perché eh, affronto i, i vari temi che tocchiamo con, il, con la nostra gamma di prodotti. Power of Diversity, anche in questo caso un tema importantissimo. Stiamo in questo caso dando uh, l'opportunità di investire su quelle che sono quello che è un paniere di aziende che puntano sull'inclusione a tutti i livelli, quindi sia la gender inequality, la disuguaglianza di, di pre, di, di, dei salari tra uomo e donna, inclusione a livello di background culturali, razza, e disabilità, queste sono le tematiche che vengono considerate per includere o meno una società all'interno del paniere del nostro megatrend Power of Diversity. Ribilanciamento discrezionale è uno strategico, 1,25% all'anno, sempre applicato direttamente eh, sull'indice sottostante e anche in questo caso quotazione eh, senza scadenza. Andrei avanti con megatrend Impact for Good, quindi stiamo toccando dei sotto megatrend al di sotto della sostenibilità. Impact for Good, un indice che si concentra su quattro tematiche di impatto, che sono sanità, educazione, povertà. E ambiente stesse caratteristiche di quello che di quelli che abbiamo visto finora strategic quindi gestione attiva e in ultimo invece un, uh, un prodotto che va a investire su, su sul know how Svizzero della Casa Madre Svizzera perché chiaramente il know-how dei nostri colleghi svizzera è particolarmente elevato su quelle che sono le società che vedono nel quotidiano, che sono le società svizzere, e quindi in questo caso abbiamo una selezione di titoli particolarmente sostenibili. Eh, proprio con, per quello che dicevo all'inizio viene fatta una valutazione olistica su criteri fondamentali non qualitativi, quantitativi e di sostenibilità viene stilata una sorta di classifica di tutti quelli che hanno raccomandazioni old o buy. Di questi, di questi titoli che hanno raccomandazioni old o buy vengono selezionati quelli con i criteri, di sost i, i rating di sostenibilità più elevati. Ora, in questo caso è un tracker, ma ha una peculiarità questo tracker, perché proprio da linee guida dell'indice, che tra l'altro, aperta parentesi, potete trovare facilmente all'interno del sito per ogni indice sottostante, da linea guida dell'indice, se il giudizio di un titolo all'interno del paniere passa da hold, buy a sell, non solo può essere elevato dal paniero, paniere, ma deve essere eliminato dal paniere e sostituito con un altro. E questa è tutta la gamma dei, dei sei certificati più sostenibili che abbiamo all'interno de, della categoria strategic e track. Ecco Jacopo, giusto così è una mia curiosità, cioè se, se sì. parte un sell da parte degli analisti, la revisione poi per toglierlo è diciamo, con quale, delay tempo, con quale insomma, differimento temporale, dopo quanto lo viene tolto? Da, dal, dal passaggio a sell, eccolo, 5 giorni di borsa aperta, okay. E eh, quindi insomma si evita l'eventuale peggioramento in termini di performance. Esatto, quindi que, questo almeno da linee guida dell'indice che me le sono andate a vedere praticamente tutte, è il tracker più simile a uno strategic, eh, anche se poi è chiaramente un criterio, mh, mi viene da dire, matematico, quindi non può essere definito certo, esatto. esatto, non, è... esatto. No, non è discrezionale, è proprio un giudizio che viene stilata questa classifica old by e sell, i sell non possono entrare, quindi se uno diventa sell in automatico deve essere venduto dal paniere. E comunque l'altra cosa per tutti i tracker, per tutti gli strategic, sono tutti a reinvestimento dei dividendi, no? Questi sì, indici, sì. giusto? Nessuna distribuzione, quindi qualunque importo venga distribuito viene reinvestito nell'indice sottostante, lo potete vedere anche da qua, ad esempio, sull'active hydrogen, net total return. Negli altri non c'è scritto mea culpa, ma sono tutti net total return. Oh, questo è un tema naturalmente comunque sempre da sottolineare, perché quando parliamo di certificati sappiamo che si parte sempre dal principio di base che si perdono i dividendi, ma quando invece c'è un indice che replica, cioè un tracker che replica un indice non ci sono barriere, non ci sono cedole, e quindi i dividendi non si perdono. Ok. Allora, guarda, diciamo che su questo tema no, non ci sono altre domande, ci sono insomma, domande sull'healthcare eventualmente, qualcosa. Sì, abbiamo anche lì c'è uno smart healthcare all'interno della nostra gamma, ma ecco, giusto per... è ancora condiviso, vero, lo schermo? Sì, sì. All'interno del nostro sito c'è una sezione tracker e strategic certificate trucchetto, visto che sono pochi i prodotti, se uh, selezionate 100 qui avete tutti senza cambiare pagina avete tutti gli Strategic Certificate e tutti i Tracker Certificate. Quindi ci sono le più varie tematiche, veramente social media, oil strategy, automotive cinese, batterie, intelligenza artificiale, 5G, insomma, le tematiche sono veramente tante, sono specifiche e possono ecco, garantire quella giusta diversificazione per ottimizzare il portafoglio? A mio avviso, sì, tra l'altro, e poi passiamo al, al, insomma, in questa parte finale, passiamo a vedere qualcos'altro. Faccio un'ulteriore un considerazione. I tracker, a mio avviso, sono stati spesso troppo poco considerati. Perché? Perché chiaramente chi si avvicina al mondo dei certificati lo fa per tutto quel fascino no? che, che, che viene generato sì. dalle strutture con barriera, i vari airbag di cui adesso andiamo a parlare, eccetera, eccetera. Però c'è anche da dire che un consulente che va a costruire un portafoglio, deve creare una, una pianificazione e un asset allocation, dal cliente probabilmente ci va in maniera un pochino più semplice a raccontare. Un, un ETF e quindi un tracker piuttosto che un, uno strategic, piuttosto che un, uh, un airbag o un decreasing, nel senso che almeno il racconto di un certificato lineare è decisamente più semplice. E quindi innanzitutto i consulenti trovano in tutti questi strumenti un'ottima una, un un offerta, ma c'è anche un altro aspetto, proprio vedendo le performance no, di alcuni di questi. Cioè un certificato emesso un anno e mezzo fa su titoli come Plug Power o comunque legati al tema dell'idrogeno, ma mai avrebbe potuto fare il 120% in un anno? Cioè nel senso le cedole, sì, sì. Eh, proprio perché vengono pagate a fronte anche di un meno 30, meno 40, sappiamo che si rinuncia all'upside per andare a creare protezione. Però quando un tema, un mega, un mega trend è così promettente... Beh, a volte forse è meglio uno strumento lineare no questo magari non hai barriere però quantomeno se corrono riesci a guadagnare anche il eh Sì, è, un, è, un, è per definizione un capitale non protetto quindi tecnicamente ci prendiamo più rischio al ribasso ma chiaramente non siamo cappati al rialzo caratteristica che invece è propria dei certificati a capitale condizionatamente protetto no? però chiaramente su una tematica specifica inserita con un senso Uh, trovano il loro senso in portafoglio questa tipologia di certificati, chiaramente poi la più classica è più per condizioni di mercato laterale leggermente ribassista o leggermente rialzista, ma se abbiamo una visione molto positiva su almeno una tematica possono essere adatti a voi anche questi certificati a replica lineare. Esatto allora, Jacopo, io farei così, dato che non abbiamo molto tempo e sì. abbiamo dedicato insomma, un giusto spazio a tutta questa tematica, io rimarrei comunque sul segmento investment se sei d'accordo. Quindi, magari sì, il passaggio poi sul, sulle emissioni di carbonio lo faremo in un altro momento, e perché sai che io ho una predilezione particolare verso le strutture più eh, resistenti e resilienti, quindi tra airbag e decreasing ci fai vedere insomma le, le nuove proposte sì che però tra l'altro sono in quotazione da stamattina quindi primo giorno di quotazione proprio. primo giorno di quotazione questa mattina e siamo andati ad emettere sei certificati memory cash collect con airbag e tre certificati memory cash collect con soglia bonus decrescente. Non abbiamo un nome pill come quello che gli date voi per Paolo su Cedlap. Chiamiamoli decreasing coupon. Ok. <ride> Chiamiamoli decreasing coupon e essenzialmente è la stessa cosa. Cosa sono? Sono più conosciuti sicuramente i certificati con airbag, ma di recente invece hanno trovato molto riscontro sul mercato anche i decrisi in coupon, i primi sono certificati essenzialmente che proteggono l'investitore in caso di evento knockout a scadenza, perché per una caratteristica, cioè quella di fissare lo strike al di sotto del prezzo di riferimento iniziale e quindi garantiscono una protezione, vado direttamente in fondo perché abbiamo, sì. inserito, abbiamo inserito un, un grafico, No? che penso sia importante vedete la, la linea azzurra è proprio l'andamento del sottostante cosa succede su un memory cash collect normale che una volta rotta la barriera l'andamento del certificato è esattamente allineato con quello del sottostante no? quello che leggete sempre all'interno dei kid si riceverà un importo commisurato alla performance del peggior sottostante è esattamente quello ci allineiamo con il peggior sottostante con un airbag in realtà invece mettendo uno strike al... In questo caso specifico è al 60% uno strike al 60%, vedete meno 40%, la performance viene attutita e si perde meno che linearmente. Tutto questo mentre durante la vita del certificato, il funzionamento è quello classico di un, di un qualsiasi memory cash collect. Quindi questi sono i certificati memory cash collect con airbag in quotazioni da oggi, chiaramente in questo caso. La correlazione, la settorialità l'abbiamo potuta dare meno perché purtroppo a livello di volatilità in questo momento si riesce a, a strutturare poco, tuttavia abbiamo preferito la solidità dei titoli sottostanti. Quindi certamente eh, i titoli sottostanti, anche se non correlati come quelli che abbiamo visto prima, sono solidi e vista la struttura possono dare soddisfazioni perché c'è protezione innata da una, una barriera posizionata almeno 40% al 60% e quindi una discesa tollerata del meno 40% in tutti i casi, quindi barriera al 60% in tutti i casi. Un trigger autocollable step down, come abbiamo visto in precedenza, dal 100% all'85% scende più lentamente perché scende su base annuale, visto che la scadenza è una scadenza, è una maturity di 4 anni, quindi una scadenza a ottobre 2025. I premi chiaramente stiamo parlando di una struttura più difensiva e quindi i premi si abbassano di conseguenza. Ad esempio, abbiamo questo primo basket Arcelor Glencore Prismi Antenaris che offre uno 0,53 su base mensile, equivalente a un 6,36 su base annua. E questi sono tutti gli altri basket che abbiamo: eh, abbigliamento sportivo, e-commerce, eh, banche, oil and gas, automotive, batterie. Uh, semiconduttori, automotive, forse questo è quello, uh, è quello del, del tema del momento: automotive semiconduttori, uh, e semiconduttori, bancario e oil and gas di nuovo. Quindi quello struttura... più promettente in termini di rendimento mi sembra sia poi quello. Automobilistico, automotive batteria, automotive qui, con batteria, parta daimer, parta che porta un po, di... esatto, un po' di volatilità nel basket e quindi in questo caso stiamo parlando stessa struttura di quello che abbiamo visto, ma l'unica differenza è che il rendimento su base annua è dell'8,16% pagato mensilmente con uno 0,68%, quindi questa è la struttura airbag che ormai conosciamo di più. Invece, siamo andati a raggiungere tre certificati in coupon. che Siamo stati i primi a lanciare una struttura di questo tipo l'anno scorso, e ha avuto anche in questo caso molto successo. E possiamo fare un piccolo paragone per Paolo, perché qui eh, se c'è disallineamento e perdita meno che proporzionale rispetto al sottostante, la ritroviamo anche qui. La barriera c'è lo stesso, e lo si vede qui ma non si perde linearmente con il sottostante almeno non da subito perché c'è questo piccolo spazio che è tra il meno 85 e il meno 100% in cui ci si riallinea all'andamento all del sottostante questo perché Perché i in coupon proprio per definizione soglia bonus decrescente ha, sono memory cash collect li possiamo vedere qua sono tre memory cash collect tutti con barriera al 50% un importo bonus pagabile su base trimestrale, ma l'importo bonus viene pagato inizialmente con una soglia bonus all'altezza della barriera, quindi al 50%, ma gradualmente nella vita del prodotto, che è due anni, scende fino ad abbassarsi al 15%. Quindi cosa significa? Banalmente, avendo memoria le cedole di questi prodotti. Può succedere qualunque cosa, ma alla fine, della, alla, vi, alla fine della vita di questo certificato, se nessuno dei sottostanti avrà perso più dell'85% dall'emissione, verrà pagato il 14.52 per due, che sono i due anni di vita. E questi sono i basket sottostanti. Quindi abbiamo due piattaforme di scambio, mh, Coinbase eh, e Robin Hood. Tra l'altro, avete portato, siete stati i primi a portare Robin Hood. Sì, esatto. Esatto, sta. abbiamo portato queste due piattaforme, una più incentrata su, sulle cripto e eh, l'altra più conosciuta per gli avvenimenti dell'anno scorso e poi quotata anche lei di recente, eh, un basket energetico, Ballard and Face e Solar Edge, e un basket tech con Blackberry, Fastly e Palantir. Questi sono i tre basket, chiaramente più volatili, ripeto, barriere già di base prote protettive al 50%, ma... Con questo meccanismo di cedola che verrà pagata anche in caso di rottura della barriera, il certificato diventa per definizione più protettivo perché anche in caso di rottura della barriera comunque si prenderanno, in questo caso specifico, ad esempio, e 14,36 per 2 di premi che andranno ad attutire poi quello che sarà l'impatto negativo, che sarebbe l'impatto negativo di un eventuale evento knockout a scadenza. E da quando il rimborso anticipato di questi c'è l'opzione Autocollable? Sei, Sei mesi. Sei mesi. In questo caso, in questo caso lo potete vedere, non c'è scritto step down, è fisso. Mentre nei cash, negli airbag eh, non è fisso, è dal terzo mese non fisso e decrescente fino all'85% su base annuale. Ok. Guarda, io vorrei far vedere l'analisi scenario di questi, ma non... Sì posso perché ah. l'hai appena quotati e probabilmente ancora ah. non l'abbiamo eh, okay. inseriti nel database, partiranno domani mattina. Eh, dovrei controllare, ma di solito è così. Però in realtà approfitto per far vedere, perché c'è stata una domanda che era arrivata prima a proposito di un certificato che ha Curevac come sottostante, sì. worst -off, che è proprio un decreasing. E quindi io mh, approfitto e faccio vedere eh, qual è poi l'efficacia no, di una struttura del genere. Allora, questo ad esempio è stato emesso da voi appunto a giugno del 2021, due anni di durata, e qui lo schema che è molto simile a quello che abbiamo visto adesso, ovvero prime cedole, la prima cedola è stata già pagata con barriera al 50% e poi scende gradualmente di trimestre in trimestre fino ad arrivare al 15%, quindi è molto simile a quello che abbiamo appena visto, e premi trimestrali del 3-23. Stessa considerazione, titoli del basket adesso. Io ricordo, no, quando abbiamo parlato di questo certificato, si diceva appunto questo: cioè, vuoi che un titolo possa perdere anche più dell'85%? Naturalmente esiste il rischio, come giustamente ci ricorda Davide, ci può essere sempre il rischio di default di un sottostante, no? tipo work hard lì non ti salvi, quindi va bene. Però eh, vuoi che perda l'85%? Diciamo che tecnicamente di solito non succede. Ecco, in questo caso però volevo far vedere la situazione e così diamo anche una risposta a chi ha chiesto cosa conviene fare. Allora, partiamo dal basket. Curevac, Peloton, NXP Semicondattor e Royal Caribbean. Situazione, Crociere meno 9, gli altri più o meno stanno lì a meno 10, meno 20 e Curevac che è proprio quella. Che invece purtroppo è disastrata. Sappiamo che Curevac, quando è stata inserita in questo basket, guadava 108 euro, ma era, o comunque dollari, in questo caso. È un titolo che in quel momento stava per rilasciare anche il proprio vaccino COVID. Dopodiché, la prima, il primo esito della sperimentazione è totalmente negativo, quindi insufficiente, primo crollo, poi ha rimbalzato. E poi eh, siamo arrivati praticamente a ieri mattina hanno annunciato di lasciar perdere quindi non accantoneranno il progetto vaccino quindi ieri mattina apertura eh, shock a meno 14 dopodiché ha recuperato ha eh, chiuso a meno 4 e adesso sta a più 6 insomma in, in America più 3 questo per dire quindi che ancora non è che sia per forza destinata al fallimento però adesso guardiamo la situazione il titolo perde il 60 per cento dall'emissione ora se questo fosse stato un classico memory cash collect con una barriera a 50 e il titolo a meno 60, ovviamente non dico che quotava lineare, cioè quotava in quel momento 40 440 euro, però insomma, se non era 40 poteva essere 45, 46, cioè quotava poco sopra la lineare, perché chiaramente volatilità molto alta, barriera ormai rotta, il rischio naturalmente era che non ce la facesse a recuperarla. Questo è in un classico memory cash collect. Viceversa, quanto quota oggi questo certificato? Quota 66, avendo tra l'altro pagato già una cedola del 323, quindi per chi l'ha presa a 100 sarebbe una perdita di circa il 30%. Cioè oggi si perde il 30 a fronte di un meno 60. E questo è l'aspetto, a mio avviso, più interessante dei decreasing. Il fatto che se ti becchi contro un cigno nero, come può essere questo di Curevac. Certo, la perdita la stai subendo, però quantomeno è più gestibile, no? Cioè stai perdendo solo il 30% rispetto a un meno 60%. Dopodiché, chiaramente, questo ha ancora la possibilità di risalire. L'analisi di scenario oggi non è che sia proprio confortante, no? Se uno la perdesse perché giustamente infatti la domanda è che cosa fare? Ad oggi ha tenuto, quindi ha perso il 30-35 contro il 60%. È chiaro che se vacca rimane da queste parti si perde un ulteriore 7%, ma uno se la può pure giocare, poi a quel punto, anche perché il titolo se dovesse recuperare la barriera darebbe a quel punto tutto il capitale più i premi. Quindi io francamente, essendo la scadenza ancora non proprio vicina, perché a giugno 2023 diamo magari il tempo a questo titolo eventualmente di risollevarsi, no? Se magari non so adesso, poi io non ho diciamo un'idea precisa perché non ce l'ha nessuno però l'analisi di scenario ci dice che comunque rimanere in posizione oggi vuol dire rinunciare chiaramente ad un eventuale guadagno seppure facesse più 13 perché si uscirebbe con il capitale di oggi però insomma manca ancora un po quindi si potrebbe pure provare a tenersela insomma eh, ancora in portafoglio ma al netto poi della considerazione comunque c'era la domanda e quindi ho dato la risposta quello che volevo far vedere era proprio la capacità di questa struttura di riuscire a tenere anche a fronte di un meno 60, meno 70. Quindi, e Davide chiede, quindi le cedole coprono quel 30% di perdita? Le cedole sono, cioè è, questo è lo scenario, incassando tutte le cedole fino a meno 85%, quindi quelle non vanno eh, aggiunte. Va bene, poi, un, poi c'è un'altra domanda sul certificato sui semiconduttori che è in carico al 98. Non so, Jacopo, posso vederlo? Assolutamente. Mm? Intanto, volevo solo dire: ho letto una domanda di sfuggita. I titoli del China New Vision sono equipesati? La risposta è no, c'è cioè una gestione attiva. E vengono chiaramente all'inizio vengono equipesati, ma poi si muovono di conseguenza e viene gestito l'indice sottostante in maniera attiva. Quindi non sono equipesati. Ok. Oh, per quanto riguarda invece questo, il tema dei semiconduttori, ricordo questa emissione quando, insomma, mh, ne parlammo, uh... Oddio, no, non è questa, forse comunque c'è Micron. Sì, sì, Micron comunque legato sempre al termine dei semiconduttori, Intel e la Taiwan Semiconductor. E poi tra l'altro domani rilascerà la trimestrale. Attualmente siamo con Micron che è proprio sulla barriera, quindi il certificato comunque sta pagando le sue cedole, le ha pagate tutte finora. E ora la prossima ce l'avrà in osservazione il 10 novembre. E questa è l'analisi di scenario un po' per prendere una decisione. Diciamo che ad oggi visto il tema caldo dei semiconduttori, il fatto è comunque c'è ancora tensione, aziende come Micron hanno pagato, così come altre hanno perché un po' l'equivoco di fondo, no, sul tema dei semiconduttori dice se mancano i semiconduttori c'è carenza, queste società saliranno, però dipende chi cioè chi li produce probabilmente avrà una trimestrale ottima. Chi è nella catena e quindi non è proprio il produttore e, e ha subito chiaramente dei danni eh, in quest'ultimo anno. Quindi ad oggi il certificato, questa è l'analisi scenario, chiuderlo oggi vuol dire a parità di sottostante rinunciare a un 45%. per cento Quindi dato che la scadenza, e anche in questo caso non è imminente perché a scadenza aprile 2023, probabilmente Giuseppe potresti provare ancora a tenerlo in portafoglio e vedere un po' cosa, cosa succede. E Jacopo, allora a questo punto io non so se vogliamo andare in chiusura. Sì, poi tanto avremo occasione per parlare di altro pross nei prossimi appuntamenti, anche Va perché lo allora. possiamo anticipare, saremo insieme al Toll Summit il 25 novembre, ma poi di mezzo ci sarà un nuovo appuntamento con la, no la novità Investment e quindi ci sarà occasione. Esattamente. Quindi, quindi diamo appuntamento ai nostri prossimi incontri. Se ci sono domande naturalmente, a questo punto a cui non siamo riusciti a dare risposta, eventualmente potete contattare direttamente il team Fontobel di Jacopo. E... C'è anche Gino, insomma, nel team, e comunque tutto, tutto il team eh, che darà risposta eventualmente al, alle vostre richieste. Quindi potete contattare, i contatti li abbiamo visti prima. Ci, ci, sì. ci tengo a specificare una sola cosa. Che tante volte riceviamo chiamate, ma chiudete immediatamente è perché parte una registrazione in automatico in tedesco. Non spaventatevi, aspe aspettate che poi ci siamo noi dopo la voce registrata, ma semplicemente per dirvelo, non chiudete, arriviamo subito dopo la voce registrata. Hai fatto benissimo a dirlo perché immagino chiaramente chi chiama. Esatto. Ok, ma senti in tedesco, dici ok, qui mi rispondono, non capisco nulla. Quindi hai fatto benissimo a specificarlo. Va bene, Jacopo, grazie. Grazie ancora a te Pierpaolo, grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, buonasera a tutti. Ah, vi ricordo domani registrazione del webinar, quindi chi non avesse potuto partecipare a tutto l'incontro sul nostro canale Telegram, da domani la registrazione di questo webinar. Per rivederlo e magari anche seguire con un po più di calma le tante cose che ci ha raccontato Jacopo. Va bene, grazie ancora. Buonasera buona serata a tutti. A tutti.